ricordo bene, era una mattina che non mi aspettavo e mi ricordo che l'infermiera che è venuto a attaccarmi non ce la faceva perché avevo 11 anni e quindi poi è venuto il dottore, e da lì è cominciata questa avventura. Era l'8 febbraio del 1979 quando Bruno, ancora bambino, varcò per la prima volta il reparto di emodialisi dell'ospedale San Donato di Arezzo. Oggi, Dianni ne ha 57, e l'8 febbraio scorso ha festeggiato i suoi 45 anni di dialisi spengendo le candeline per il suo compleanno terapeutico. Insieme a loro sto vincendo questa battaglia che. Il bene e il male mi sta permettendo di vivere una vita più che accettabile nonostante tante rinunce. E quindi oggi questa cosa mi fa più che contento. Il suo è l'unico caso in Italia di paziente con un trascorso da emodializzato di ben 45 anni. Ha vissuto la storia recente passata dell'emodialisi entrando quando ancora era agli albori sino ai nostri giorni. Io ero studente di medicina <ride> e lui era un ragazzino. Cioè, non, non si poteva certamente pensare che dopo 45 anni eh, ci saremmo ritrovati ancora a festeggiare la sua e la nostra salute. Insomma. Quindi naturalmente quando si fa il trattamento dialitico, l'obiettivo anche del trattamento dialitico non è solo di curare, ma anche di cercare di poter dare al paziente una qualità di vita che possa essere, eh, essere adeguata. Naturalmente le aspettative quando comincia a fare il trattamento dialitico sono tante, in Bruno si sono realizzate nella maniera più piena forse. La vita di Bruno è scandita da tre sedute alla settimana che gli hanno però regalato la vita. Perché non è semplice eh, riguardarsi nel mangiare, nel bere, tre volte alla settimana essere qui fissi nonostante qualsiasi cosa, non è come un lavoro che oggi me la sento, non vado. Bisogna esserci, ma però poi è vita. Che la dialisi non è morte, la dialisi è vita. Sì, un trattamento classico è di quattro ore, eh, ripetuto tre volte la settimana. Quindi mh, forse più che in famiglia si passa il tempo e quindi abbiamo modo di, di vederli. Se uno ha la sfortuna di entrare presto, di vederli crescere, di vederli maturare, eh, di condividere con loro momenti di difficoltà. Momenti belli. Nell'intera Asla Toscana Sud-Est ogni giorno vengono effettuate 75 emodialisi. È una terapia nella quale eh, si cerca di compensare l'assenza di funzione del rene. La diasia ha, certamente non ha la capacità di svolgere tutte le funzioni del rene, però compensa in gran parte, buona parte di queste. Eh. Bruno ha imparato a convivere con questa terapia, quindi non dico che sia normale, ma per lui venire tre volte alla settimana eh, è un, una condizione relativamente normale. E questo forse è anche un po' tra virgolette un trucco per vivere la tua malattia. La grinta dove la trova? Ma dentro me stesso. È... Ha attaccato la vita, questo credo che sia. attaccato la vita perché se pensi comincia a 11 anni fai i conti, se non ce la metti tutta, non ti attacchi la vita. Arrivare a 57, la dialisi eh. ce ne vuole.